Questa settimana vi proponiamo in anteprima il primo cortometraggio di un personaggio televisivo molto popolare, che da sempre è stato capace di coniugare intelligenza, ironia e cultura in forme spettacolari a basso costo ma ad alto tasso di divertimento. Stiamo parlando di Susie Blady, che ci presenterà con la sua solita verve un corto paradossale ambientato in una cittadina emiliana e interpretato dall'ineffabile Vito. Ciccio Colonna è un incastro, è la storia di un incastro. È una storia di un barista di un paese della Bassa, Pegonaga, che è un paese che viene cancellato dalla nebbia d'inverno e viene cancellato dall'afa d'estate, vive però pochi mesi all'anno. E in questo paese appunto Ciccio, che è un barista, per uno scherzo stupido, si incastra fra due colonne. Ha lavorato con Struzzi, ha lavorato con... Con cavalli, ho fatto la monta dei cavalli. Esatto, che c'è? La monta dei cavalli facevi? Io facevo una cosa terribile, disinfettavo l'organo dopo... Cioè, chi ci ammazza noi, eh? Allora, manina... Sì, cosa? Cioè, tu sei incastrato, cioè praticamente fino al gomito sei incastrato, quasi che non riesci a muovere, però la mano sì. Vediamo quello lì, sei incastrato fino al gomito, però la manina forse la lì, ecco così. Perfetto. Ciccio Colonna è stata la mia prima regia, mi sembra una cosa strana dire così, però è così. Proprio la regia, nel senso, l'abbiamo fatto con il 16, proprio con la cinepresa, non la telecamera, cioè, oh! Ecco. Cosa fate di incrocio delle telecamere, delle cose? Morbida, cinema, questo è cinema, sì, questa è una telecamerina del cavolo lì piccolina che non fa le cose, questo è cinema. Per una che da 20 anni va in giro con una telecamera digitale, proprio perché questo mestiere abbiamo cominciato a farlo, intendo tutti noi che lavoriamo a velisti, a turisti, con le digitali, l'assurdità di passare a un mezzo così, il cinema, diciamo, è molto divertente, perché è come un incastro, è esattamente l'incastro di Ciccio. Glielo dici proprio mentre se ne stai andando, clinicamente bene, e se ne state andando, bene. Lei è meglio che giri da questa parte, così risolviamo esatto. Il problema. Dentro. A una digitale ti puoi rivolgere tranquillamente, perché stai in qualche modo, c'è una persona dietro che sta sentendo, che ti sta seguendo. E questa cosa è una cosa per me rivoluzionaria a livello dell'immagine e del contenuto. È una tecnica che ti dà, che ti apre mille possibilità. È una tecnica però. Bisogna sapere che cosa raccontare, bisogna avere il contenuto. Bene, proprio cinema! Dalla grande libertà che hai con la telecamera e di riprendere la realtà e di riprenderla così come sta succedendo, quindi senza sapere cosa succederà dopo, ipotizzando quello che succede, seguendo questo succedersi dei fatti, invece raccontare una storia e raccontarla con tutte le cose del cinema è una stranissima cosa, è un immobilizzarsi in qualche misura con un mezzo diverso. Dove cazzo? No, vieni dentro quel coso. Quel bel proboscidone? Sì. Decisioni così all'impronta, visto? L'incastro è anche, come dire, un incastro fisico a volte, può succedere come è successo a Ciccio, ma è anche un incastro psicologico. Noi siamo incastrati sempre nel nostro ruolo, nelle nostre caratteristiche fisiche e psicologiche e soprattutto in quello che noi cerchiamo di essere. Noi cerchiamo di essere una cosa gradita agli altri e pur di esserlo facciamo di tutto, rimanendo incastrati in questa immagine che gli altri ci danno. L'incastro è 21, le colonne sono 11 e... La faccia, 8, ho vinto Ciccio, questa te la regalo perché ti può servire, ciao, cura, vado a casa, lo racconto a tutti, grazie. A tutti, ciao, grazie. Signora,
la salsiccia nasce dal fatto che a Pegonaga, questo paesino della Vasa, veramente ci sono le colonne ravvicinate. Sono una idea architettonica stupida di qualche architetto o geometra, sempre della Bassa, che ha messo queste colonne appaiate in quasi tutto il paese, ce ne sono ovunque. Fare un corto mi sembra una cosa utile, utile perché per tanta gente è una prova di regia, è una prova di, come dire, anche di un sentimento, una cosa, una poetica che una persona ha e che la può esprimere in poco tempo, e a volte il prodotto, anzi direi più delle volte il prodotto ha già qualcosa in sé, no? Cioè il Ciccio Colonna poteva anche forse essere un lungo. Pensandoci bene, nel senso che potevano esserci tante storie attorno, le storie del paese, per esempio, no? Poteva essere elaborato di più il suo essere là dentro, però in un corto ci sta bene questa storiella, no? È abbastanza, inizia e finisce e si chiude in quello spazio lì, in quel tempo lì, in questi 15 minuti, non è poi cortissimo, è un po' lunghino. Adesso lo vado a prendere, dai. Faccio un po' confusione fra Ciacca, Zione, devo far dirlo io adesso? Com'è la sequenza? Allora aspetta, allora è prima naturalmente deve partire, tu stai tremando però questo così, prima naturalmente deve partire il motore, poi deve partire, deve dire ok l'audio, e poi c'è il ciak, e poi l'azione, okay. Va bene? Okay. Il gioco era questo, per scherzo ci si potrebbe rimanere incastrati, cosa succede, cosa vuole dire? Poi naturalmente questa cosa mi è sembrata una cosa che avesse una serie di possibilità, che potesse raccontare una cosa, un'idea un po' surreale, un po' di quelle cose un po' vecchio stampo, se vogliamo, no? di quei racconti che a volte credo si facciano un po' meno, di quelle cose che sono un po' simboliche, che ti raccontano qualche cosa perché colpiscono più l'intimo, no? Che sono un po' grottesche, ecco. Che sono un po' popolari, che vivono di questo posto così, un po' abbandonato da tutti, dove la gente, cioè questo posto che non è la capitale, che non è la metropoli, che non è la velocità, ma è la lentezza, la nebbia, la bicicletta. Azione! C'è la nebbia, c'è la nebbia! Ti saluto Ciccio! Me ne vado! Ho fatto il mio primo carrello. Sì, non so lui se puoi panoramiche. Da delle bello! È una giostra. La mia il primo dolly, anzi ne ho messi due. Ok. Va bene. Perché faccio anche una parte. Come Hitchcock. Hitchcock. Bravo. Poi, insomma, no, cioè abbiamo fatto diverse cose. Non ammazzarti però, non fare una cosa troppo, E se vuoi provare un attimo solo con Stefano, che lo schivi un po', cioè tu passi per i cavoli tuoi, stai andando a fare motocross, no? Faccio un po' così. Però gli fai come uno scherzo, ma è uno scherzo, sì. No? Che ti prendo! E lui ti manda un po' quel paese. Mi ha tirato addosso. Non ti succede più niente, ti metti dentro le colonne, basta. Azione. Ma avete visto che diventa viola? No, basta, rifai, stop! Rifaccio. Ma avete visto che diventa viola? Sta finendo, non c'è più tempo, fine! Ed ecco finalmente il corto Ciccio Colonna. Se dovessi dire dove si colloca questo film, direi nel, come dire, nei film anni 50, nel nostro neorealismo cioè questo periodo, cioè dico una cosa così, Fellini, cioè, Zavattini, non so, quelle cose lì. Ma quelle cose poi, forse ancora più, cioè quelle cose, come dire, dove c'era più surrealtà, ancora più surrealtà, dove c'era questa semplicità, l'uso della gente normale.
In questo filmetto c'è un personaggio unico conosciuto che è Vito, il protagonista, e Stefano, il mio amico. C'è solamente Stefano come personaggio principale, come attore, e poi c'è la Cancellieri che mi ha permesso di poter raccontare questa storia con un elemento di realtà in più. Grazie mille. Ma grazie a voi, mi sono divertita tantissimo. Ma molto, molte grazie. È stato un grandissimo piacere, davvero. Mi spiace così di corsa, però vabbè. Bravissima. Al di là di queste due persone conosciute, le altre sono tutte persone, come dire, come si diceva una volta, prese dalla strada. Quel successo? Beh, come l'hanno provato, che era. Ma sei poverino, non vedi, non parla, non respira neanche. Ma sei perfino unto, non vedi lì. Hanno provato anche un grasso di maiale, niente da fare. Bene. Lavorare con le persone vere è stupendo, cioè è la cosa che mi piace di più, perché le facce sono quelle, perché non devi andare a chiedere a nessun attore di fare o di interpretare qualcos'altro, ma loro devono essere solo loro stessi, cioè la difficoltà è quella di farli essere loro stessi e farli rendere, insomma, però... E quindi, ecco, è questa il gioco è stato questo. Lavorare con la situazione reale, con il paese. Ma va a cagare! So già che testa che c'ha quello lì. Non ci resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, tutta dedicata al meraviglioso mondo dei millimetraggi, i corti da 100 secondi.